Adesso basta sulla parte generale, sulla filosofia, entriamo nel concreto. Ma la filosofia è la base di quello che sarà poi il concreto. Senza queste idee fondanti, difficilmente poi si può mantenere la famosa barra dritta su un modo di amministrare. Ho detto prima che il nostro programma, in effetti se uno legge il nostro programma del 2004, del 2009, del 2014, del 2019, ritrova molte parti. Non siamo capaci di scriverlo? Ci piace fare il copia e incolla? No. Siamo stati lungimiranti allora e purtroppo oggi dobbiamo constatare che tante cose non sono fatte. Non che noi abbiamo la verità in tasca, che quello che scriviamo è il verbo, ma ritroviamo, parlando con la gente, le stesse istanze del 2004. E allora vuol dire che queste sono le necessità della gente. Allora è giusto che noi ci impegniamo con la città, con i cittadini, per portare avanti quelle istanze. Due saranno i pilastri, se noi avremo la fortuna di poter amministrare questo comune, che guideranno la nostra azione. La partecipazione, il coinvolgimento della cittadinanza e la programmazione. Ho usato due termini che si trovano ovunque, su qualunque programma questi termini si trovano, perché sono giusti, sono corretti, perché così deve operare un amministratore. Ma per noi partecipare, far partecipare la cittadinanza, non vuol dire soltanto avere la famosa casa di cristallo, dove tutto è trasparente, dove il cittadino può venire, avere informazioni. Non basta, ma lo vediamo. In questi anni basta venire in consiglio comunale. Quanti cittadini vengono in consiglio comunale? Il giornalista, forse qualcun altro, quando c'è qualche tema specifico che viene trattato. Per il resto, sembra una riunione tra più o meno amici che discutono tra di loro. Ma così non va bene, perché noi siamo stati incaricati dai cittadini di amministrare e di gestire, ma siamo, uso un brutto termine, a servizio dei cittadini, ma non è un brutto termine, è vero. E quindi il cittadino in qualche modo deve essere vicino a noi. Allora se oggi si è un po' pigri, non si esce la sera, beh, noi vorremmo invece andare a casa dei cittadini, perché riteniamo fondamentale, necessario, non solo opportuno, che il cittadino, senza scomodarsi, possa vedere quello che facciamo. Quindi noi vorremmo, vogliamo, è nostro intendimento, realizzare le riprese via streaming dei consigli comunali. È una proposta che ho fatto assieme al collega Peschi dei 5 Stelle quando in consiglio comunale, perché abbiamo un comune sentire su certi temi, ma è giusto che sia così. Ci è stato detto che costa troppo, ma guardate, mi sono divertito a fare una piccola indagine, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, Trieste, Udine, Cordenons, San Canziano, hanno la ripresa streaming del Consiglio Comunale. Bene, ho guardato anche quanto hanno speso. Il più caro ha speso 11.000 euro perché ha voluto comprare una telecamera intelligente che segue chi parla. Ma un altro ha speso 1.130 euro per una telecamerina fissa, indubbiamente. Ecco, quindi non stiamo chiedendo ai cittadini esborsi mostruosi. Una spesa veramente irrisoria, ritengo che offriamo un servizio notevole. Ma non basta questo. Avvicinare il cittadino vuol dire anche dargli degli strumenti per non dover venire negli uffici comunali a dire o a fare. Beh,
in Ciel da un'applicazione gratuita, un'app come si chiamano, che si scarica sul telefonino e con la quale ogni cittadino che cammina per la strada vede una buca sull'asfalto, manda la comunicazione, la georeferenziazione, no? Non costa niente, non costa niente e permette al cittadino di non dover pensare di dover andare in ufficio o telefonare, lo fa lì e ha finito. E questo permette anche all'amministrazione, agli uffici comunali, di avere contezza subito dei problemi, no? E quindi miglioriamo il rapporto e il servizio che abbiamo con la cittadinanza. Un altro modo per avvicinare il cittadino è dargli un sito che sia facile da usare, che uno non debba avere la laurea in ingegneria elettronica per andare a cercare il regolamento edilizio, no? Ecco, e vi posso garantire che non è proprio una cosa immediata andare a cercare un modello o un regolamento, quando poi non capita che cliccando su documenti, chissà perché, punta su amministrazione trasparente. Ma magari questa è responsabilità di altri. Però anche questo è attenzione, e attenzione al cittadino. L'altro punto, l'altra colonna, l'altra guida a quello che sarà il nostro operato è la programmazione. Basta interventi a macchia di leopardo. Qualunque intervento, sia esso di urbanistica, di edilizia, di cultura, qualunque intervento che riguardi la vita sociale dei gradiscani, deve essere inserito in quello che è il sogno di Gradisca, cioè la programmazione. Sicuramente è una fantastica idea quella di costruire una nuova scuola elementare. La nostra ha qualche anno, ha qualche problema, è vero. Ma la mettiamo in una certa zona, la caserma Toti Bergomas. Molto bene. Ma cosa vogliamo fare di 52.000 metri quadri dell'area della Toti Bergomas? 52.000 metri quadri vuol dire prendo il centro storico di Gradisca con esclusione del castello e naturalmente non l'ho spento, come sempre, e lo metto nella Toti Bergamas. Quindi vuol dire Gradisca 2.